piccola premessa prima di partire con il video. Purtroppo mi si è corrotto il file della registrazione del gioco, quindi audio e video non sono sincronizzati e purtroppo anche qualche parte del video è saltata, va un po' a scatti o vedrete qualche pixel. Mi dispiace per l'inconveniente. Comunque, buona visione. Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, questo è il nuovo gameplay di Forza Horizon 3. Eccoci qui con il nostro mostro. Questo è veramente un mostro, come avete potuto anche sentire dallo scoppiettamento. E la nostra Charger, Dodge Charger del 70 di Dominic Toretto. Andiamo a farci un giro, questo è sempre quel tale Ale, giustamente. Una strombazzata. Allora, Horizon Online è ora disponibile. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Se This is Horizon Online. ci presentiamo In Horizon Online, con questo coming first mostro. isn't everything. Make it clean, make it stylish, make it look good, and you could earn as much XP as the bloke Con out stile front. sicuramente. You've got three ways to play. In online adventure, we'll set you up with a bunch of great events all over the country. You and your friends can get straight into the action. All you have to do is drive. Online free roam lets you choose your own adventure. We'll turn you and your mates loose on this wide open land. Take some cars out of the garage, run events, tick off the bucket list, or just roam till the sun goes down. And now, for the first time, you can play a Horizon campaign in co-op. Work with your mates to make Horizon Australia the biggest Horizon there's ever been. And everything you do in co-op still counts in your solo campaign. So don't be shy. Ah, bene, ma no, timidi. No, assolutamente no. Noi siamo prepotenti e anche tamarri. Sicuramente tamarri. Allora, avventura online, guida libera, campagna co-op, sessione privata. Vediamo un po'. Centro messaggi, vediamo che cosa ci dicono. Ok. Il mio Dravitar si è cimentato in tre gare, perfetto. Tre gare. Abbiamo delle belle ricompense, ok. Regali. 2017 Tamo, Racimo, ora Cemo, adesso non lo so. Vediamo. Vediamo di cosa si tratta. Lamborghini Countach edizione, ma bellissima la Countach. La Holden F150 Raptor. Lamborghini squadra corse. Ah, la Huracan. Vediamo un po' queste auto da dove. Oh, luccica, eh certo. Ah, edizione Horizon, infatti. Perfetto, riscattiamo tutto quello che possiamo perché i regali non vanno mai buttati via, anzi, se sono macchine del genere. Allora, vediamo casa d'asta. Ok, perfetto. Perché ci dice che abbiamo un messaggio ancora. Un altro regalo. Ci stanno a regalare auto così. Va bene, noi accettiamo, non c'è nessun problema. Ancora? No. Ok, perfetto. Alla Blizzard Mountain vedremo. Hot Wheels. Hot Wheels è l'espansione che già abbiamo, però ancora non è sbloccata. Allora. Modalità rivali, vediamo un po'. Ah, queste sono tutte sfide da provare. Quindi possiamo provare anche delle auto. Ok, va bene. Vediamo un po' marketplace. Pacchetti auto.
La cura NSX. Ah, bella. No, vabbè. Bellissima questa qui, American Motors. Bella. La Vulcan. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, Bentley non mi piacciono molto. BMW M4 GTS. Allora, M2, M4. Boh, a me sembrano sempre quasi la stessa auto. Vabbè. Bella, questa è bella. Camaro. Acquistato? Io non ho acquistato nulla. Deve essere una di quelle che ci hanno regalato, va bene. La F50 GT. Mamma mia, quanto è bella sta macchina. Bellissima. Del 32. La Holden. Chi ha visto Cars? Ok. Bellissima. Ford Escort. Mamma mia. Ah, eccola qua. Ken Block. Insegna. Vabbè, ecco, queste qua sono della Hot Wheels. Giustamente, perché io ho il pacchetto Hot Wheels. Ok, andiamo avanti veloce, vediamo un po' che macchine ci sono. Eccola qua, il mito. S4 gruppo B e Stratos. Ok, io sarei a posto per il momento. La Morgan. Bellissima anche questa qui. Paganizzon acquistato. Quindi abbiamo una Paganizzon da R. Perfetto. Ok, Porsche. Vabbè. Questo è un mito. Ok. Va bene. Va bene. Poi vedremo. Ci facciamo anche un bel giro nell'autosalone prima o poi. Allora, mappa, vediamo un po'. Dove possiamo andare? Vai, subito acrobazia. Hey Alejandro, it's Forzathon. Hit the action button to see what the challenges are this week. Sì, lo faremo, lo faremo. Ok, 1000 cavalli. Ok, era il rilevatore di velocità, perfetto, allora dobbiamo andare con più cattiveria. Un po' di rincorsa. Mamma mia, si è tosta quest'auto. Ok, perfetto. Salutiamo anche zio Davi. Che lo conosco nella vita reale, eh. Zio Davi. Passione in comune per le auto, infatti. Abbiamo avuto la stessa auto. Cioè, io ce l'ho ancora, Hey Alejandro, a lot of eh. people Ma are talking penso about this che... driver. I think they'd be perfect for your lineup. Ok, andiamo a cercarlo. Vediamo di sfidarlo con questa bestia. Eccoci qua, siamo arrivati. Dobbiamo sfidare proprio zio Davi, ragazzi. Vabbè. Allora, vediamo un po' dov'è sulla mappa. Dobbiamo tornare indietro. Ok. Andiamo a sfidare zio Davi, allora. Ah, ci sta venendo anche incontro.
Prego, prego. Iniziamo la sfida, vai. La Unigan. Allora, noi andiamo di prepotenza, come sempre, e tagliamo tutto. Mai vittoria fu più facile. Va bene, mi dispiace Davide, ma ho dovuto fare così, però intanto sei nella mia squadra, perfetto. Bene, 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 bene. Accumuliamo. La V12 Vantage S. E invece no, 15.000 crediti. Questa volta preferivo una macchina, però dai. Reclutiamo, reclutiamo, vai. Driver number 3 signed. This team is looking good. Assolutamente sì. Grande Davide. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Però mamma mia, quanto è prepotente quest'auto. Cosa possiamo fare? Vederla da dentro. Sentite che roba. Cioè, guardate la farfalla. Il cavo dell'acceleratore che tira la farfalla. Mamma mia, incredibile. È uno spettacolo. Vediamo un po'. Così si farà fatica a vedere, però. Sì, si apre. Mamma mia. È fatto benissimo. Si vede la cinghia. Vabbè. È qualcosa di spettacolare. Quindi ora dove stiamo andando? Punto panoramico. Ok, va bene. Ce l'ha messo lei proprio di sua spontanea volontà. Guardiamo un po' l'alba, perché veramente che spettacolo di paesaggio. Scusate, io un'occhiata gliela do anche. È veramente bello, mamma mia. Quando è fatto così bene la grafica, il paesaggio va guardato, va osservato per forza, non si può fare altrimenti. Ci arriviamo di prepotenza a 260 contro gli alberi, vai! Questi sono dei binari. Ah, infatti stavo dicendo, ma che treno ci deve passare per essere così grande? Invece è proprio una cosa. Ok, allora. Osservatorio Parks. Vediamo. Sometimes in life you have to stop and appreciate the view. Or at least slow down to second gear or something. Beh, la seconda, magari la prima o la folle, perché in seconda io sono già oltre i 100 km orari, quindi. Ah, quindi era soltanto punto panoramico scoperto. Perfetto, infatti. Bellissimo. Queste antenne. Allora, l'abbiamo leggermente accartocciata, ma leggermente. Bellissimo. Dietro è integra, ma davanti è leggermente, ma proprio leggermente. Allora, vediamo che cosa ci possiamo fare qua. C'è un cartello. Vediamo un po'. Trasferimento rapido, 9200 crediti. Anche no. Andiamo a distruggere sto cartello, va. Che vorrei fare un video abbastanza breve, così lo carico, perché ho avuto dei problemi. Cioè, oddio, dei problemi. Oggi è festa, quindi me la sono presa con comodo.
so se riesco a caricarlo. No, sicuramente lo caricherò entro sabato. Cioè, sì, sabato. Oggi è venerdì, però è l'8, quindi. Eravamo tutti a casa per la prima volta. Adesso preferisco stare un po' con la famiglia, giustamente. Allora, dov'è sto cartello? Non dirmi che è sopra, eh. È sopra. Mezzo alla ferrovia, bellissimo. Sperando non passi il treno. Proviamo a stare sulle rotaie. Oh, adesso si vede meglio da dentro. Che bella che è. Mamma mia. Allora, io parcheggerei qui perché è un posto anche molto sicuro per parcheggiare. Sì. Non facciamo la fine di Ritorno al Futuro, dai. E comunque, io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere la vostra, se vi piace questa macchina, sta venendo la nausea. Fatemi sapere la vostra e ci vediamo a un prossimo appuntamento con Forza Horizon 3. Ciao a tutti.